Buonasera, sulle note del concerto italiano, concerto Nachtitalienisches Gusto di Bach, qui nell'esecuzione di Gustav Leonhardt, riapre oggi in questa nuova modalità la programmazione di Storia, Musica, Parole in Circolo, una rassegna di incontri a carattere divulgativo, ovviamente di interesse storico-musicale, che da quest'anno affiancava la programmazione concertistica del Teatro Cucinelli. Abbiamo iniziato presentando il bel libro di Andrea Tarabia, la sua lettura della figura di Gesualdo da Venosa, vincitore peraltro del premio Campiello. Abbiamo poi proseguito dedicandoci a una rarità, il concerto in si bemolle di Domenico Puccini, il nonno di Giacomo, insieme a Simone Soldati, il pianista, che poi l'ha eseguito il giorno successivo. E poi saremmo stati pronti a festeggiare il 335° compleanno di Johann Sebastian Bach, il 21 marzo, anche se la data oscilla, sarebbe in realtà il 31, all'epoca la Germania luterana non aveva ancora adottato il calendario gregoriano. Beh, insomma, non è più il compleanno di Bach, ma è significativo ripartire per noi nel suo nome, occupandoci di quello che sarebbe stato comunque l'argomento di quel nostro incontro, ovvero il rapporto di Bach con la musica italiana, visto in particolare attraverso la lente dei concerti trascrizione da originali italiani. E cercheremo quindi di capire, di chiarire come Bach abbia operato questa scelta, come si sia comportato nei confronti di questi modelli, e poi ascolteremo ovviamente quale è stato il risultato. Partendo quindi da Bach, Claude Debussy diceva contiene tutta la musica, e cito qui almeno Alfredo Casella, se non altro per l'assoluta dedizione al repertorio bachiano, pari almeno, devo dire, alla sua fantasia, che con grande passionalità che caratterizza il suo approccio finisce per vedere nella musica di Bach premonizioni di Wagner, di Ravel, di Strauss, di Stravinsky, il quale interpellato direttamente peraltro negava, e quindi scrive, non so, a proposito del ventesimo preludio del secondo libro del clavicembalo ben temperato, qui la dodecafonia batte alla porta, o arriva addirittura a scorgere il profilo dell'isola di Capri, facendo una sorta di analisi della struttura del secondo movimento proprio di questo concerto italiano. Insomma, non ci spingeremo così oltre, e mi affido a Mario Bortolotto, che nel suo tipico stile definisce Bach modello struttivo, schema gnoseologico, exemplum moderno del perfetto musico e summa della musica perennis. Ora, più semplicemente potremmo dire il musicista assoluto, almeno da quella Bach Renaissance che viene siglata dalla storica esecuzione, la ripresa nel 1829 della Passione secondo San Matteo da parte di Felix Mendelssohn, e che consegna a noi l'immagine moderna di Bach, un'immagine completamente diversa da quella che ne ebbero, talvolta non ne ebbero, le generazioni a lui immediatamente successive. Bach e l'Italia. Quando si parla di Bach e l'Italia si fanno da subito i conti con due cliché, entrambi accompagnati da un refrain scolastico che spesso risuona, almeno nelle mie orecchie: Bach a differenza di Handel. I due, come è noto, sono nati entrambi nel 1685, e questa coincidenza sembra un po' condannarli a questa analisi gemellare. E direi di affrontarli da subito. Il primo di questi cliché, Bach, a differenza di Handel, il musicista cosmopolita e viaggiatore, è stato un compositore sedentario. Beh, se guardiamo alla geografia dei suoi spostamenti, è esattamente così. Sono circoscritti ad alcune zone della Germania centro-settentrionale. Forse i 400 km percorsi a piedi nel 1705 per andare ad ascoltare le Abendmusiken di Buxtehude alla Marienkirche di Lubecca lo hanno scoraggiato, sono stati abbastanza. Insomma, sta di fatto che comunque Bach effettivamente dalla Germania mai uscì e mai venne in Italia, chissà, magari gli sarebbe anche piaciuta, dove invece arriva Handel per il suo primo importante viaggio tra il 1706 e il 1710. Il che però non significa che Bach sia stato un compositore isolato. Il suo stesso catalogo, già da alcuni titoli, abbiamo citato Concerto Italiano, potrei dire le celebri suite francesi, per esempio, e svela appunto un diverso modo di viaggiare, diciamo così, testimonia un contatto
contatto costante con la musica del proprio tempo, oltre che con quella del passato, nelle sue differenti scuole, nei suoi differenti stili, e quindi una profonda conoscenza di un contesto nel quale Bach non si muove. C'è quindi un sostanziale plurilinguismo in questo compositore che riesce a conferire unitarietà al suo pensiero musicale, ma catalizzando materiali di diversa tradizione e fattura, tentando, come sempre, scrive Alberto Basso, ogni via. Va qui fatta una considerazione, perché se c'è una prova di tutto questo è proprio nel repertorio che noi oggi andremo ad analizzare, a conoscere, perché queste trascrizioni da originali italiani sono appunto una cartina di tornasole eccezionale di questo plurilinguismo bachiano. Mi affido ad Alberto Basso, al suo monumentale Frau Musica, che scrive che appunto la conferma di tutto questo l'abbiamo in queste infinite trasmigrazioni di brani musicali, trasmigrazioni da una composizione all'altra, ricorrendo a tecniche di adattamento di volta in volta diverse, la semplice trascrizione, l'elaborazione organica con aggiunta o eliminazione di parti vocali o strumentali, la diversa ambientazione tonale, il travestimento o infine la parodia, che comporta una ricomposizione o un adattamento dell'opera sfruttando materiale preesistente. Quindi, al di là di quale sia stata l'occasione, la contingenza che abbia spinto Bach a fare questo, c'è, continuo con Basso, un impulso speculativo che induce il musicista ad agire sul processo creativo in modo tale da trasferire il messaggio, il significato, l'essenza di un'opera su altri territori, valicando le frontiere dei generi e delle forme. Insomma, come al solito, una eccezionale sintesi di musica pratica e di musica teorica, che è così forte in Bach, che sperimenta il già sperimentato, scava, raggiunge l'essenza, dando nuovo ordine e sviluppo alla materia musicale, interpretando in definitiva le forme come degli incredibili contenitori, ma pronti ad accogliere nuova sostanza. Ed è quindi la curiosità di Bach, la sua immensa capacità di studio, di analisi, che fa in fondo del soggiorno a Weimar, in cui si colloca la composizione di questi concerti, una sorta di suo viaggio in Italia, così felicemente lo definisce Buscaroli. Secondo cliché: a differenza di Handel, Bach non ha mai scritto opera il genere per antonomasia handeliano. Anche questa è una verità: l'opera in nessuna sua forma, salvo alcuni drammi per musica di carattere mitologico burlesco, oggi catalogati tra le cantate profane, appunto nessuna forma d'opera compare nel pur immenso catalogo bachiano. E questo succede non soltanto a differenza di Handel, in realtà a differenza di Telemann, a differenza del più giovane Hasse, a differenza di tutta la generazione dell'85, generazione che fa i conti già con un momento critico della storia del teatro musicale, attraversato da idee di riforma, da continue evoluzioni e non soltanto limitatamente al genere italiano. E quindi, appunto, è vero che la storiografia bachiana ha molto da subito sottolineato questo aspetto, in fondo anche in modo un po' tendenzioso, forse attribuendo a Bach una avversione che era già propria dei capostipiti di questa storiografia. Mi riferisco in primis a Spitta, il quale, parlando dell'indifferenza di Bach per l'opera, non esita a definirlo pianta straniera sul suolo tedesco, ricca di foglie ma sterile di frutti, triviale intrattenimento di una folla senza cuore. Il Forkel invece ricorda come Bach frequentasse sporadicamente il teatro di Dresda, ma lo fa raccontando un episodio anche piuttosto divertente, in cui Bach invita suo figlio Wilhelm Friedemann ad andare con lui e dicendo se volesse andare a Dresda ad ascoltare le belle canzoncine di Schöner, Dresdner, Liederchen, insomma un modo di dire musichetta non troppo impegnativa. E più recentemente Malcolm Boyd ad attribuire alla Turingia, quindi anche a Bach, una resistenza all'opera, motivandola con la tradizione luterana. E allora questo fatto, come vedete, ha appunto ispirato e impegnato la storiografia bachiana e non solo, tanto da diventare in anni molto vicini a noi l'argomento di un intermezzo comico che qui utilizzo come tale. Nel 2000, su commissione del Teatro dell'Opera di Roma, Michele Dall'Ongaro per la parte musicale e Vincenzo De Vivo per il libretto scrivono Bachhaus, la casa di Bach, ma anche un riferimento a Wilhelm Bachhaus, il grande pianista lipsiense.
Qual è la storia? Un impresario, il Nibbio, nome dell'impresario delle Canarie metastasiano, va a casa di Bach a Lipsia e gli chiede di scrivere un'opera. Ascoltiamo adesso cosa succede quando appunto Bach tenta di rispondere, ovviamente si intromette Anna Magdalena e alla fine la soluzione sarà affidarsi al giovane Gian Cristiano, cioè Johann Christian, che di fatti opera scriverà. Capisco bene che quanto mai ogni mio caro siete nei guai, vedi convinto da me che non sai, difficilmente ti salverai. Io anzi passi, cosa farai per il teatro scrivere? Salvatemi con perduto, povero Nibbio, il mio caduto, asce Faustina. L'hanno piantato. Che cosa dici? Adesso ditemi perché volete l'opera da me. Vieni, deluso, triste, capito? Scusa. Arrivo in piazza, non so che fare, non so decidermi per dove andare. Entro per caso, dentro al caffè. L'ho appena fatto, ancora ce n'è. Lo servo subito se lo gradite. Troppo disturbo, infastidito. Vado e ritorno, vado e in realtà Bach potrebbe non aver avuto poi tutte queste preclusioni. Cito almeno un paio di casi. Il primo, a Lüneburg, dove Bach arriva nel 1699, è certamente in contatto ovviamente con Georg Böhm, che era l'organista della Johanneskirche, ma anche con Johann Adam Reinken, che era il maestro di Böhm. Entrambi gravitano nell'ambiente teatrale di Amburgo, distante circa una cinquantina di chilometri, peraltro Böhm spesso suonando anche come continuista negli spettacoli del Gänsemarkt, cioè del teatro del Mercato delle Oche, che è stata una delle esperienze teatrali più importanti della Germania del periodo. Insomma, probabilmente potrebbero aver presentato il giovane Bach a Rainer Kaiser, che era un po' l'anima di quel teatro in quegli anni. Gardiner arriva a presupporre, avanzare l'ipotesi che Bach, lui scrive, possa essersi bagnato i piedi in quell'ambiente, magari suonando sporadicamente a sua volta il basso continuo. Insomma, noi di questo non abbiamo certezza, sta di fatto che l'allontanamento di Bach dall'ambiente operistico può essere certamente dovuto al suo moralismo, al fatto di essere consapevole di non avere un carattere adatto a fronteggiare quell'ambiente più che quel repertorio, ma anche forse al disinteresse che le opere di Kaiser, va detto non proprio eccelse, provocarono in questo giovane così promettente. E quanto agli anni di Lipsia, va detto che a differenza di Dresda, dove l'attività teatrale era molto fiorente e dominava e si arricchiva Hasse, in realtà il teatro era fallito nel 1720, fu addirittura demolito nel 29, ogni attività teatrale assente fino almeno alla metà degli anni 40. Insomma, è un po' la città ad avere preclusioni nei confronti dell'opera più che Bach. Sempre Gardiner azzarda l'ipotesi che se le cose fossero andate diversamente, Bach, per via del suo incarico, si sarebbe trovato a essere addirittura forse il direttore di quel teatro. Sta di fatto che l'ostilità nei confronti dell'opera si nota anche nel momento del consiglio cittadino che conferisce poi nel 23 l'incarico a Bach, se un consigliere, un tale Steger, trova opportuno rimarcare che il compositore non dovrà mai scrivere opera né tantomeno avere accenni operistici anche in altre zone del suo
repertorio. Ma appunto anche in questo caso non significa questo dire isolamento di Bach nei confronti del mondo operistico, che ovviamente Bach è perfettamente in grado di conoscere e di capire, e soprattutto non significa dire che Bach non abbia in altre zone del suo catalogo evidentemente utilizzato questo tipo di linguaggio tutte le volte che poteva essere funzionale ai propositi del suo lavoro. Molti studiosi, Blume, Gardiner, Basso, sottolineano come questo sia evidente più tardi, per esempio nel catalogo delle cantate o nelle stesse passioni, dove Bach riesce a rivelare la forza di un drammaturgo assolutamente al pari a quella di Handel e forse insomma simile a quella che sarà poi di Mozart, pur appunto non scrivendo mai opera. In ogni caso, musica italiana non significa solo opera in quel periodo in particolare. Lo stile italiano filtra attraverso altri canali nei paesi di lingua tedesca. La generazione di Buxtehude aveva veramente molto spesso studiato con maestri italiani. I maestri italiani circolavano ovviamente in Germania, così come ne circolava la musica, in particolare quella strumentale in antologie, che portavano a riconoscere nell'arco di almeno tre generazioni questo ruolo di Mutter der edlen Musik, madre della musica nobile, che così bene il capostipite Schütz aveva definito. Studi recenti sottolineano come un tramite meno appariscente sia stato addirittura la musica liturgica cattolica, che comunque arrivò in particolare nel nord della Germania attraverso le opere di Monteverdi, di Carissimi, di Grandi, finendo per influenzare anche la produzione luterana. È ovvio che il concerto, il genere di cui ci occupiamo oggi, è un campo privilegiato, certamente più noto, genere declinato nel doppio modello di concerto grosso e solistico, in molte varianti, nelle due destinazioni da chiesa e da camera, come per la sonata coeva, e genere in cui ancora una volta italiano è l'atto di nascita e europea è pressoché immediata invece è la diffusione e la risonanza. Il concerto nello stile italiano era entrato a far parte della prassi strumentale tedesca. In Germania circolavano manoscritti i concerti di Albinoni, di Corelli, di Torelli, che era stato attivo anche alla corte di Hansbach. Il modello corelliano era arrivato ben presto per il tramite di Georg Muffat. Poi Torelli e Vivaldi erano stati il riferimento della generazione dei Telemann, Graupner, Stölzel, Zelenka e ovviamente di Bach. Ed è attraverso il concerto che Bach riesce a fare un altro dei suoi, tra molte virgolette, viaggi, insomma in qualche modo va a Venezia. E nella Serenissima Repubblica, capitale musicale del periodo, l'apertura del primo teatro pubblico, il Teatro di San Cassiano nel 1637, da dove parte la marcia trionfale inarrestabile del nuovo dramma per musica, nutrito dall'estetica barocca, tutto volto a ricercare la meraviglia, non impedisce la definitiva emancipazione del repertorio strumentale. Venezia infatti sa imprimere il suo marchio a più di un genere musicale, fornendo prototipi che circoleranno per l'Europa tutta, studiati, copiati, imitati, stampati. I modelli veneziani saranno sfruttati per decenni, oggetto di operazioni non sempre artisticamente cristalline, ma certamente efficaci dal punto di vista commerciale, ancora oggi fornendo qualche grattacapo agli studiosi. Tornando a Bach, nel suo vastissimo catalogo la produzione concertistica è una delle rare concessioni a un genere alla moda, come abbiamo visto, diffusosi in particolare nei paesi di lingua tedesca, per cui tra i brandeburghesi degli anni di Köthen e poi la Kaffeehausmusik di Lipsia si collocano questi concerti di Weimar, in cui il modello italiano è esplicitamente svelato e dichiarato, essendo frutto della pratica appunto della trascrizione di modelli italiani che vengono trasferiti sulla tastiera del clavicembalo o dell'organo, mentre invece erano nati ovviamente per altri organici. Il risultato quindi è una sorta di catalogo nel catalogo, 21 concerti, 16 per clavicembalo, 5 per organo, che Bach scrive negli anni di Weimar e ai quali andrebbe aggiunto il gruppo di 14 concerti scritti da Johann Gottfried Walther, un suo cugino del quale poi brevemente parleremo, e che veramente costituiscono con i concerti bachiani un corpus unitario.
E ascoltiamo subito il primo movimento, senza indicazione di tempo, dal concerto BWV 974 in re minore di Bach, tratto dal concerto per oboe di Alessandro Marcello. Come abbiamo ascoltato, a eseguire un originale che per oboe e archi è uno strumento a tastiera, nella incisione che abbiamo ascoltato è stato scelto l'organo. E le orchestre tedesche ormai da tempo seguivano la moda, che all'epoca era un fenomeno assai più efficace e fulmineo che oggi, di suonare il repertorio italiano, questa forma nuova. Una moda che aveva contagiato, diciamo così, anche gli organisti, i quali da sempre hanno familiarità con il contrafactum, con la trascrizione, e comunque dall'inizio del Settecento era piuttosto comune la prassi di suonare all'organo repertorio nato per altri strumenti. Kirkpatrick lo definisce uno scambio idiomatico interstrumentale. Insomma, si trascrivevano o si suonavano comunque sull'organo le sonate da camera, lo faceva per esempio Johann Kuhnau, o il predecessore di Bach, la Thomas Kirche, o talvolta si usavano i movimenti lenti, in particolare dei concerti per violino, in sostituzione degli assolo per l'elevazione. Inoltre, fa notare Tagliavini, organo e clavicembalo, con la loro dinamica a terrazze, la netta contrapposizione di piani sonori, sembrano offrire una splendida stilizzazione di quello stesso principio che è alla base del concerto barocco.
C'è un altro aspetto che va sottolineato. La destinazione tastieristica segna anche un'ulteriore spinta verso l'utilizzo di questi strumenti, quindi sia organo che clavicembalo, solitamente relegati alla realizzazione del basso continuo, e appunto al genere del concerto, a cui si affacciano come protagonisti da buoni ultimi, appunto grazie all'opera di Bach, per poi divenirne, nella rinnovata veste pianistica, assoluto dominatore questo strumento, passando nelle mani dei Bach più giovani e poi chiaramente dei grandi maestri del classicismo viennese. Torniamo a Weimar, lì Bach vive e lavora tra il 1708 e il 1717 con l'incarico di organista e maestro di concerto di Wilhelm Ernst di Sassonia-Weimar e lì compone questo gruppo di concerti, nel catalogo sono i BWV dal 972 al 987 per clavicembalo, dal 592 al 596 per organo. Sono tutti concerti tratti da originali italiani o comunque di modello italiano, appunto una vera immersione nella musica italiana, tanto appunto da poter essere considerata, come scrive Buscaroli, una sorta di viaggio in Italia. Cosa trascrive Bach? Spitta li riteneva tutti originali vivaldiani, oggi noi sappiamo che non è così, i concerti di Vivaldi tra quelli trascritti da Bach sono 9, più uno attribuito. Esattamente 5 sono tratti dall'opera terza, l'estro armonico, la raccolta che consacra la fama europea di Vivaldi dopo la pubblicazione sempre da Roger Amsterdam 1711. 2 sono tratti dall'opera quarta e 2 dall'opera settima. Poi ci sono 2 concerti rispettivamente tratti da opere di Benedetto e Alessandro Marcello. C'è poi un concerto in si minore, il cui originale è irreperibile, tradizionalmente attribuito a Torelli, un concerto tratto da Telemann in 985, 2 concerti 983 e 986 da originali perduti e di solito attribuiti a Albinoni e Telemann, e poi ci sono i 5 concerti, in realtà 4 interi più movimento di concerto, che sono opera, in stile italiano evidentemente, del duca Johann Ernst, contenuti in una raccolta postuma pubblicata da Telemann nel 1718. I manoscritti autografi di questo corpus sono tutti perduti, con esclusione del concerto BWV 596 Pedaliter, di cui possiamo vedere il manoscritto, e ovviamente arrivano a noi in manoscritti copia o anche in edizioni a stampa. Insomma, come si può vedere, un'operazione molto articolata e complessa, intorno alla quale ruotano 2 importanti figure. La prima è quella di Johann Gottfried Walther, giurista mancato come Matheson, Telemann e altri compositori, divenuto poi uno dei più bravi maestri della Germania centro-settentrionale. Il suo è un apporto che molti oggi fanno notare andrebbe un po' rivalutato, perché cugino di Bach, tennero entrambi a battesimo alcuni dei rispettivi figli, ma soprattutto si alternarono agli organi di Weimar per diversi anni, a un certo punto suonando sullo stesso strumento a causa di alcuni lavori di restauro. Eppure questa figura non compare né nel Necrolog e neanche in Forkel. Il suo ruolo quindi nell'aver spinto Bach a compiere queste trascrizioni andrebbe ulteriormente indagato, e Baumgartner si spinge anche oltre. Non solo Walther potrebbe aver spinto Bach sulla strada di questi concerti trascrizione, ma potrebbe essere colui che lo ha avvicinato a Mitzler, alla sua società. Insomma, è Walther l'erudito, lo studioso del contrappunto osservato, attratto dalle tradizioni esoteriche, che potrebbe, lui scrive, aver indotto in Bach il germe dell'antico, il gusto antiquario, che difficilmente la sua formazione incompleta gli avrebbe consentito. Insomma, i due organisti, coetanei, amici e parenti, sono stati affascinati dallo stesso modello. E scrive Tagliavini, ebbero spontanea l'idea di tradurre in termini tastieristici il concerto. Walther lo fa limitandosi un po', farcendo, interpretando, talvolta anche un po' correggendo tra molte virgolette l'originale. Bach lo fa con tratti a volte anche minimi ma molto sapienti, entrando ovviamente nel cuore del tessuto musicale, rendendolo efficace e verosimile all'adattamento per tastiera, come poi farà di nuovo negli anni di Lipsia con le sue composizioni di Köthen. Trasposizione tonale, riorganizzazione del materiale tematico, ridistribuzione delle parti, traslitterazione di gesti strumentali idiomatici sono solo alcuni dei problemi che il compositore deve aver affrontato trascrivendo e ricreando in fondo gli originali.
Probabilmente le trascrizioni di Walter precedono quelle bachiane e forse lo spingono appunto ad imitarlo. Sicuramente sono precedenti i modelli che Walter trascrive, con l'eccezione di un concerto di Vivaldi, di uno di Telemann, di uno di Joseph Mack. Il resto è materiale che proviene dall'opera di Corelli, di Albinoni, di Torelli e di autori minori come Giorgio Gentili, Giovanni Lorenzo Gregori, Luigi Mancia o Mancia e Giulio Taglietti. Materiale che comunque, in ogni caso, sia quello utilizzato da Walter che quello utilizzato da Bach, arriva da Amsterdam, dalle edizioni di Etienne Roger, da quelle della figlia Jeanne, del genero Lessen, nei cui cataloghi figurano tutte le opere dei grandi maestri italiani qui citate, ma anche quelle dei minori che ho appunto appena nominato. I materiali potevano essere arrivati da Amsterdam per il tramite di Johann Ernst di Sassonia-Weimar, l'altra figura che ruota intorno a questa operazione, per alcuni anche il committente, anche se non ufficiale, di questo corpus. Il giovane principe studiava infatti in Olanda, a Utrecht, e spesso tornava a passare le vacanze nel castello paterno. Cresciuto nel mito della musica concertante italiana, era anche un buon compositore, ma già gravemente malato, morirà già nel 1715. Bach stesso lo inserisce nell'Olimpo dei trascritti, e certamente non per piaggeria, appunto il principe era già malato e era anche l'ultimo in ordine di successione al ducato, un gesto forse di riconoscenza o anche di generosa pietà. Johann Ernst si era recato più volte nel 1713 ad Amsterdam, probabilmente anche per ascoltare quello che Matteson chiamava De Grave, che ovviamente è Jan Jacob De Graaf, cioè l'organista ceco della Nieuwe Kerk, che era solito suonare a memoria le novità italiane. E se così fosse, potremmo anche azzardare una datazione per questo corpus, cioè i 35 concerti dei due cugini potrebbero essere stati scritti tra il 1713 e il 1717, ovvero la data della pubblicazione dell'opera settima di Vivaldi, cioè l'opera più tarda tra quelle trascritte, che ovviamente potevano conoscere comunque anche da copie manoscritte precedenti. Forse è il caso qui di spendere qualche parola sulla trascrizione in generale. È una prassi che ha assicurato per secoli la diffusione del repertorio musicale in maniera capillare. E oggi, in una epoca di ogni possibile riproducibilità, anche virtuale, viene talvolta guardata con una certa superficiale sufficienza. Invece, dalla pratica antichissima del contrafactum fino alle intavolature della perliuto, della polifonia vocale, passando per le fantasie potpourri dei temi d'opera, di cui abbonda l'Ottocento, per le trascrizioni d'arte di Liszt o per le ricreazioni della nostra generazione dell'Ottanta, o quelle della seconda scuola di Vienna, dai Walzer straussiani, la storia della musica è stata anche storia di pratiche di trasformazione. Pratiche che da un lato hanno assicurato anche una dimensione cameristica, talvolta anche domestica, a repertori di non quotidiana esecuzione. Una prova ne sono le cataste di trascrizioni pianistiche delle sinfonie, che testimoniano come si trascriveva anche per rispondere all'esigenza, all'urgenza di trovare pratiche di diffusione e di rispondere quindi anche a un mercato. Ma dall'altra hanno finito per diventare anche occasione di riflessione, di ricerca timbrica, innanzitutto di rilettura, anche ludica, perché no, del repertorio più svariato. Insomma, trascrivere è tradire, trasformare, ma anche tramandare, ed è un'operazione che si pone in posizione dialettica con il passato, così scrive Luciano Berio, trascrittore onnivoro da Parcel fino ai Beatles. Ci si mette quindi in questo rapporto dialettico con l'originale e si cerca di realizzare un altro volto della verità. Anche Bach, convinto trascrittore com'era, finisce quindi per essere tra i trascritti, e non solo da Busoni, nelle sue celebri ricreazioni pianistiche, o da quello che Casella chiamava il buon Gounod, che sovrappose, sempre Casella scrive, la sua abominevole e purtroppo nota meditazione al primo preludio del primo volume del Clavicembalo ben temperato, facendolo diventare una delle più celebri Ave Maria,
ma da una serie lunghissima di colleghi che parte con Mozart e Beethoven fino ad arrivare a Liszt, Reger, Rachmaninoff e poi ancora Tárrega, Martucci, Elgar, Stravinsky e ancora Weber, Schoenberg appunto e Berio stesso. Divertiamoci allora a sentire che fine fa la celebre Badinerie della suite in si minore BWV 1067 nelle mani di altri compositori. Ne ascoltiamo adesso l'incipit. Questa invece è la versione di Gustav Mahler. Infine, sentiamo cosa accade con le voci dei Swingle Singers. Arriviamo ora alla trascrizione per Bach. All'epoca di Bach era prassi assolutamente diffusa, così come era un'abitudine prendere in prestito materiale altrui. Gardiner arriva a sottolineare come Handel, in realtà, questa volta a differenza di Bach, prendesse in prestito compulsivamente materiali, rendendoli però irriconoscibili. Ma per Bach questa pratica ebbe un ruolo veramente fondamentale, in qualche modo chiaro già alla prima storiografia. Forkel, sulla testimonianza di Carl Philipp Emanuel, scrive: interpretava i modelli imitandoli e sforzandosi di migliorarli e aggiungeva ai modelli i suoi sforzi. Nel Necrolog si legge: apprese la composizione solo attraverso lo studio delle opere dei più famosi e fondati compositori del suo tempo, con l'aggiunta della sua propria riflessione. Ora, la trascrizione, ma anche la copiatura, sembrano essere quindi fondamento esclusivo dell'educazione del compositore, un'immagine certamente eccessiva, ma comunque restano strumenti formidabili di studio critico e di ricerca della forma. Un percorso che parte con un'immagine altrettanto romanzata, quella di un Bach orfano a neanche 10 anni, finito ad Ohrdruf a casa di un più anziano fratello maggiore, Johann Christoph, che di fatto neanche conosce più di tanto, che compila nelle notti di luna il suo quaderno proibito, copiando musica di Froberger, di Kerl, e poi continuerà, Carl Philipp Emanuel dice, con i buoni francesi antichi, per esempio con il Premier Livre d'Orgue di Nicolas de Grigny, fino a, per esempio, toccare il repertorio delle invenzioni di
Bonporti, insomma un filo unico che porta alle trascrizioni di Weimar e oltre, attraverso il quale spesso filtra il suo interesse per la musica italiana, come in questi casi, ma come anche nella celebre riscrittura dello Stabat Mater pergolesiano. Mi affido quindi a Gardiner, che scrive: prima si studiano i modelli, si trascrivono, si aggiungono premesse o commenti e poi si assimilano pienamente nei propri processi creativi, cosicché in un colpo solo ci si ritrova a portata di mano un vocabolario di molteplici tecniche e stili, tutto allo scopo di essere più completi e onnicomprensivi possibile. La straordinaria portata stilistica e l'ampio raggio delle fonti di Bach non sminuiscono in nessun modo i suoi risultati, una sintesi di tutti questi modelli in una totalità unificata. Torniamo adesso al concerto BWV 974, che Vivaldi trascrive dall'originale per oboe e orchestra di Alessandro Marcello, precedentemente attribuito al fratello Benedetto o anche a Vivaldi. L'originale in re minore è pubblicato in un'antologia di concerti a 5 con violini, oboe, violetta, violoncello e basso continuo di autori vari, edita da Jean Roger nel 1716, ma probabilmente, come tutto questo materiale, circolava già in precedenza in copia manoscritta. Il manoscritto originale autografo è perduto anche quello bachiano, che arriva a noi nella copia redatta dal cugino Johann Bernhard, conservata a Berlino, e anche in una seconda copia, forse leggermente successiva, ascrivibile intorno al 1717, in altra tonalità, in do minore. Il concerto si articola, come da tradizione, in tre movimenti, tutti in re minore. E utilizzerei adesso il celebre incipit del secondo movimento, un adagio in tre quarti, per svelare proprio il lavoro di Bach sull'originale, vedere insomma come quella che Basso chiama vocazione alla variazione possa essere letta attraverso i suoi interventi e come questi svelino la profonda conoscenza dell'idioma clavicembalistico che interviene a modificare l'originale. In questo caso Bach rispetta la tonalità, l'armonia di questo originale, ma ne modifica in maniera molto ricca la melodia, che nell'originale di Marcello sarebbe invece, almeno stando alla carta, molto semplice. Eccetera. Insomma, stando alla carta, questo sarebbe stato il risultato. Ovviamente nessuno ha mai suonato così il concerto di Alessandro Marcello, nessuno lo suona così ancora oggi. Perché? Perché c'è una distanza enorme in quest'epoca tra la scrittura musicale e quella che si chiama la sua realizzazione in suono. Una distanza che veniva colmata dalla competenza e dall'estro degli esecutori che in maniera anche estemporanea fiorivano, variavano, abbellivano. Ed è per questo che la carta è un po' una sorta di scheletro, non tanto di più, per l'esecutore, e per cui il lavoro di Bach è doppiamente prezioso. Perché viceversa, nella sua trascrizione, Bach indica le fioriture, specifica qual è il suo contributo a questa versione del concerto dall'originale di Alessandro Marcello, un po' come anche in altri casi, possiamo vederli, con precisione aveva indicato la realizzazione di alcuni abbellimenti. Quindi scrive per esteso quello che lui vuole e che, vi faccio sentire dall'inizio del tema, è profondamente diverso. Che all'inizio è identico, ma viene subito variato. Qui
già sulla seconda delle due crome, qui anche sulla prima. Fino ad arrivare a un disegno unico di biscrome. Eccetera. Cioè Bach interviene in maniera sempre più evidente, rendendo questa salita così semplice, sono coppie di crome, appunto un disegno che si ripete di fatto identico a diverse altezze quattro volte, di volta in volta sempre un po' più difficile ma anche più divertente. E queste variazioni, queste ornamentazioni sono utilizzate spesso anche dagli oboisti, specie sullo strumento moderno. Ovviamente alcuni di loro, soprattutto gli specialisti della prassi esecutiva, adottano dei loro abbellimenti, come è corretto che sia, anche nel rispetto della specificità degli strumenti. Queste sono ornamentazioni tipicamente tastieristiche, diciamo così. Allora ascoltiamo adesso le variazioni che propone Claire Shanks e poi ascoltiamo la trascrizione per organo appunto di questo concerto. Thank you.
Arriviamo in conclusione a Bach e Vivaldi. Alfredo Casella non esita a definire Bach il maggiore estimatore di Vivaldi. I due, peraltro morti nello stesso giorno, il 28 luglio, anche se a distanza di 9 anni, mai si incontrarono, però costituiscono uno dei binomi più affascinanti della storia della musica, protagonisti di un rapporto a distanza sul quale pesano purtroppo troppe lacune. Direttamente da Bach, in fondo, arriva quest'idea di Vivaldi precettore privilegiato, seppure indiretto, una sorta di maestro a distanza, anche dove non viene trascritto, è comunque un modello. Le sue strutture semplici, flessibili, insomma le stesse che Stravinsky accusava di essere ripetute noiosamente centinaia e centinaia di volte, vengono invece viste da Bach come formidabili modelli formali, per usare un termine moderno, una sorta di pattern. Lo vediamo qui in una rielaborazione un po' alla Andy Warhol. L'esperienza dell'innesto Vivaldi-Bach, leggo da Buscaroli, non solo è unica per le conseguenze avute nell'elaborazione del linguaggio successivo, di cui questi anni di Weimar, che coincidono con gli anni che vanno tra i 25 e i 30, appunto di Bach, vedono la maturazione completa, ma è unica nella storia della musica. Vivaldi era noto in Germania già prima della pubblicazione dell'opera terza, più volte citata, il famoso estro armonico che ne lancia veramente la carriera. I suoi manoscritti si trovano in antologie in diverse città, in particolare Dresda è un po' il centro da cui si irradierà l'arte vivaldiana. Questo anche per la presenza di Johann Georg Bissendel, il quale proprio in quella città esegue per la prima volta un concerto vivaldiano nel 1709, stesso anno in cui conosce Bach, e Bissendel poi conoscerà direttamente durante un viaggio in Italia nel 1716 anche Vivaldi. Ma Bach, appunto, pur non conoscendo Vivaldi, trova al suo solito un altro modo di conoscerlo, un modo molto efficace, che appunto anche passa attraverso questa straordinaria opera di trascrizione e ricreazione. E di questa opera parlano già le prime fonti storiografiche. Spitta è piuttosto sbrigativo, se la cava dicendo che siccome gli italiani composero i migliori concerti per violino, Bach accordò a loro la sua preferenza e nell'insieme però Bach non poté imparare nulla da Vivaldi per tutto ciò che riguarda la costruzione di un pezzo polifonico. Ecco, oggi su questo molti studiosi, Besserer, Buscaroli, non sono d'accordo, addirittura sottolineano come l'impiego della scrittura concertante italiana abbia finito per influenzare anche forme molto distanti da questo stile, per esempio la fuga in questa sorta di estremo salvataggio alla frontiera ultima dello stile che ne fa Bach, insomma trasformandola in qualcosa di diverso da quello che avrebbe forse continuato o anche forse non continuato ad essere senza questo innesto, senza questo contributo. Forkel scrive: una tale guida egli la trovò nei concerti di Vivaldi, allora appena pubblicati, di cui egli aveva sentito parlare sovente come di composizioni perfette. Gli insegnarono a pensare in musica, così che al termine del suo lavoro egli si trovò a non dover far più dipendere il suo pensiero musicale dall'articolazione delle dita. Questa è un po' l'idea che Forkel ha dei dilettanti o di chi è ancora in formazione, ma a servirsi della propria fantasia. Insomma, una lettura singolare che tradisce anche un po' un imbarazzo nei confronti di questa figura che si vuole un autodidatta, che deve un po' arrangiarsi da solo e che trova in Vivaldi il suo modello. Peraltro da questa lettura sembra che i concerti precedano e non seguano altre composizioni. Infine, Carl Philipp Emanuel Bach, che è peraltro la fonte principale di Forkel, ovviamente, che non inserisce neanche questi concerti nella sua lista del Necrolog. Concludiamo ascoltando il primo movimento del concerto BWV 973 per clavicembalo, sarebbe l'ottavo, il numero 2 della seconda parte dell'opera settima di Antonio Vivaldi, RV 299, originale per violino in sol maggiore, e probabilmente anche in questo caso nato su un manoscritto precedente all'edizione Roget, da cui si discosta in alcuni passaggi in maniera anche significativa. Anche in questo caso il manoscritto è perduto e anche in questo caso ovviamente i movimenti sono tre. Il primo, senza indicazione di tempo, 2/4 sol maggiore, mostra in maniera evidente, specie nella parte centrale ricca di disegni tipicamente clavicembalistici, questo passaggio dal violino italiano alla tastiera tedesca. In conclusione,
Bach, con l'aiuto del sereno equilibrio di questi maestri meridionali, liberandosi anche dalle asprezze e dalla rigida angolosità di certa arte nordica tedesca, riplasma nella semplicità di queste strutture il suo stile. Scrive Garinger: Bach giunse così alla totale assimilazione della musica italiana e, fondendola con l'eredità contrappuntistica della sua stirpe e lo stile nordico, creò quello che noi oggi consideriamo il suo tipico linguaggio. Grazie per la vostra attenzione.